Guardate, c'è una troupe televisiva. Dai Paola, buttati, fatti intervistare. Ma così non diventerai mai famosa. Buttati. Piccolo video dal centro di Boston. Come potete vedere non è proprio tutto tranquillo. Ma non è uno skate, che cos'è, Paola? Oh wow! Stiamo andando a prendere il treno per tornare a casa. Oggi abbiamo accumulato un bel po' di video. Già. Così li possiamo spalmare durante la settimana, visto che Paola dovrà cominciare la scuola. Ma ragazzi, voi... mi mancherete tantissimo. Ma noi ci saremo sempre, Paola. Magari non so se riusciremo a farli tutti quanti i giorni, però noi ci proveremo. Quindi, anche se questo video ovviamente lo vedrete quando Paola avrà già iniziato la scuola, noi in realtà l'abbiamo fatto qualche giorno prima. Quindi aggiungo anche che se ogni tanto ci vedrete vestite sempre uguali, non è perché non ci cambiamo, ma perché magari abbiamo girato più video nella stessa giornata, come oggi ad esempio, che ne abbiamo fatti penso almeno forse 4-5. Tira un po' di vento. Vediamo di riprendere anche l'interno della stazione, va, adesso ci proviamo. I nostri followers ci hanno consigliato di far impazzire i semafori. Ma non è che poi dopo noi ci arrestano pure. Andiamo, dai, facciamo finta di nulla. C'è anche la polizia. È verde comunque. Eh sì, ma era per quell'altro. Ah no, adesso è per noi, Paola. E poi un'altra cosa che vorremmo aggiungere, che se ci vedete un po' disperate a un certo punto del video, perché sono appena tipo 7-8 ore che stiamo camminando e facendo altri video del quanto prima mamma c'ha tutti quanti capelli così, quindi magari non siamo proprio presentabili come in questo momento, perché in questo momento stiamo girando il video alle ore 2 e abbiamo iniziato alle ore 8 e abbiamo camminato un pochettino, e quindi se non ci vedete ogni tanto molto presentabili è per questo, motivo. Perché non è il primo che giriamo nello stesso giorno. Ecco la stazione, il nostro treno ci sta aspettando, speriamo di non perderlo, ma questi semafori ci mettono sempre non si sa quanto per scappare. Paola, serve di nuovo il tuo aiuto, vai. Vado. No, è verde, corri, si è messo paura.
Ciao Boston, cercheremo di tornare al più presto. Sì. Andiamo. Andiamo a prendere il treno. Ma secondo te si potrà fare un video all'interno della stazione? Ma non è che mi dicono qualcosa? Allora, dovete sapere che solitamente la stazione ferroviaria qui di Boston era molto più carina, però purtroppo sempre a causa del Covid molte attività hanno chiuso e quindi adesso è un po' triste. Insomma, un po' triste, un po' così, un po' meno vivace, ecco. Oh, qui ci sta la polizia, meno male che non c'è nessuno. Così almeno non mi dicono niente. E sto parlando a bassa voce apposta, Paola. Ragazzi, ci sentite? Ma sì, dai, mi vergogno, che ne so. Mi sa che i poliziotti stanno in pausa pranzo. C'è nessuno. Ecco qui. Ok ragazzi, noi vi salutiamo con l'inquadratura di queste rotaie, che chissà dove ci porteranno, Paola. A casa. Vabbè, volevo dire una frase un po', diciamo, filosofica. Vabbè, da qualche parte a casa, ci porterà. Ok. Ciao a tutti. Ciao. Eccoci qua, pure un pezzo di treno, via. Adesso veramente, ciao a tutti ragazzi.